appassionata di cucina in generale, non solo di dolci, ma di tutto. Questo deriva dal contrario dell'insegnamento che lei ha ricevuto dal suo papà e che mia madre odiava cucinare. Odiando, siccome doveva lavorare, aveva un negozio, usciva la mattina, tornava all'ora di pranzo e ci ordinava a me e mio fratello di fare qualcosa. E quindi ci dovevamo dare da fare, anche temendo le sue critiche. Vi racconto un episodio emblematico. Una volta era nei pressi di Natale, cominciamo a fare le prove per fare le zeppole, i famosi scauratini. Sbagliamo le dosi, la paura che nostra madre ci sgridasse perché buttavamo il cibo, facevamo un fosso nel giardino e ci buttavamo tutto l'impasto. Comunque, detto questi piccoli aneddoti che sono comunque fanno parte della storia di ognuno di noi, siamo stati autodidatti, abbiamo imparato a cucinare sia mio fratello che io, per una questione di necessità. Poi la necessità è diventata una passione, chissà perché, ma la mia passione maggiore è la politica, perché la mia storia è questa. Ma nella politica le mani impastano, disse una volta un giornalista, ci devono sempre tenere, io ho tenuto sempre le mani impastate. Dunque io vorrei partire dalla voglia del perché, di capire perché lei ha scritto un libro di ricette, ma poi ce ne sono tanti. Perché partiamo dalla storia, di cui si accennava prima il dottore Santo, che tra l'altro ha fatto mammassere tutto quello che avevo pensato di dire, ma comunque mi arrangerò con altri argomenti. A partire da Apicio, che scrisse in Re Quinaria, siamo passati poi a Corrado, fino ad arrivare a Ippolito Cavalcanti, il Duca di Monticino, che ha scritto altre storie su tutto quello che veniva cucinato. E naturalmente i tempi sono cambiati, perché anche se a Napoli, che è la, diciamo, il regno delle due Sicilie, perché voi se vedete, se fate il paragone fra la Campania e la Sicilia e anche altri paesi, la Calabria, eccetera, alcuni dolci sono talmente ripetitivi perché sono gli stessi dolci che i monsun, che allora erano quelli che andavano a corte e oppure presso i signori nobili, eccetera, che praticamente portavano questi dolci particolari, tipo la cassata, le passatine, i cannoli, tutto quello che è tipica pasticceria. Naturalmente si è sviluppato in alcuni paesi di più, in altri meno, ma questi cuochi particolari venivano un po' prestati da una parte all'altra e portavano un po' la storia in tutto il regno delle due Sicilie.